Era il 1975. Con le immagini siamo in via Leonardo da Vinci al numero 36, la prima sede di Radio 4, ovvero la prima sede di Radio Pisa. Infatti questa era la denominazione esatta della radio quando nacque, appunto nel 1975. Vediamo queste immagini che ci riportano a un fatto, possiamo dire, tranquillamente storico: il montaggio del primo traliccio con antenna, posizionata proprio davanti alla palazzina che ospitava l'emittente. Questo fatto naturalmente destò molta curiosità nel paese e molta anche preoccupazione tra gli abitanti delle case circostanti, perché naturalmente questo traliccio, che superava ampiamente i 50 metri, metteva un po' di paura, soprattutto nelle sere di forte vento. Beh, chiaramente non rimase lì nella postazione di via Leonardo da Vinci per molto tempo, perché dopo circa un anno e mezzo fu spostato sul Monte Serra, dove tuttora è presente non questo traliccio, un altro traliccio ancora più grande, ma dove appunto sul Monte Serra è posizionata la maggiore postazione di diffusione di Radio 4, che come sapete ha copertura totale della regione toscana. Come vedete, queste immagini sono effettivamente molto suggestive. Guardate questo signore che si arrampica fino in cima a sganciare il carrello della gru, che appunto ha portato, è riuscita a fare l'aggancio praticamente tra il traliccio e l'antenna stessa. Gustiamoci questi momenti che sono veramente, ma veramente storici. Veramente, ecco, la gru si è sganciata e possiamo dire che da lì partiva l'avventura, questa avventura che, come sapete, dura ormai da 25 anni. Questo eroe adesso fa la discesa, vediamo adesso un'inquadratura dell'imponente struttura e questo cielo con le nuvole che ci riporta indietro di 25 anni. Ed ecco che l'immagine è cambiata. Qui siamo a Pescia, al Teatro Splendor di Pescia, il 10 gennaio del 1986. Si festeggiano i 10 anni di attività di Radio 4. Vediamo questo momento dell'apertura dello spumante. Ecco qua Franco Bolognesi che brinda con gli ospiti sul palcoscenico. Tra l'altro si riconoscono in queste immagini il sindaco di allora di Castelfranco, dottor Rosario Casillo, e altri personaggi come il sindaco di Pescia, eccetera. Insieme a Franco Bolognesi c'è anche il Riccardo Ainen, che ecco questo signore con la barba, che per molti anni è stato anche direttore artistico dell'emittente. Gustiamoci questo brindisi, questo momento di brindisi con le vallette che erano Sonia Burgassi e Cristina Paradisi. Adesso attenzione, perché dopo questo brindisi arriverà una canzone molto particolare, la canzone dei 10 anni cantata da tutti gli speaker di allora. C'è Luca Simonelli, Paola Ciurli, Massimo Baldino, Ombretta Guidi, Riccardo Scioni, il sottoscritto, Maurizio Bolognesi e Riccardo Ainen.
manna e miele incorreggibili sarete voi, ma indivisibili saremo sempre noi. Queste immagini invece ci portano al 1992, questo è Pippo Baudo, lo riconoscete tranquillamente tutti, la trasmissione era partita doppia, noi fummo chiamati in causa in questo grande avvenimento dove Pippo Baudo si collegò con i nostri studi e il sottoscritto che vi sta parlando, Maurizio Bolognesi, allora ebbe l'onore di andare in diretta su Rai 1 con Pippo Baudo. Sentiamo l'audio originale. Vediamo un po' chi dovrà arrivare. Oh, Pisa, Pisa, la città di Pisa. Vediamo, si mette da questa parte per piacere. Vediamo chi c'è a Pisa, quale radio. Pronto, Pisa? Sì, pronto. Chi parla a Pisa? Ciao, sono Maurizio Bolognesi di Radio 4. Radio 4 di Pisa. Allora, avete seguito il programma attraverso il video? Sì, senz'altro, Pippo. Buonasera. Buonasera. Avete tra i vostri ascoltatori di Radio Pisa, Radio 4 di Pisa... Avete un concorrente in grado di afferrare questo montepremi, 20 milioni che Romolo Barisonzo di Novara ha vinto qui stasera? Ma io spero proprio di sì, perché penso che abbiamo un personaggio che potrebbe veramente dar battaglia. Dare filo da torcere, e soprattutto che ricorda bene le date. Sì, infatti. Benissimo, allora lo aspettiamo. D'accordo, allora giovedì siamo benissimo, da voi. Radio 4 di Pisa per sfogliare ancora alcune pagine di questo secolo. E chiudiamo questa nostra carrellata di immagini del passato andando adesso alle Panteraie di Montecatini, in occasione dei festeggiamenti del 20° compleanno. Quello che avete visto è Carlo Conti, adesso c'è una passerella di altri personaggi, ecco ancora un primo piano di Carlo Conti, Grazia Bernini, Roberto Ferrari, tutti speaker del passato di Radio 4, vediamo in lontananza Claudio Sottili, Daniela Palandri, il sottoscritto Maurizio Bolognesi che pone domande a Carlo Conti che, come abbiamo più volte sottolineato, ha iniziato la propria carriera radiofonica proprio qui da noi a Radio 4, con noi di Radio 4. Carlo Conti è sempre stato molto riconoscente di questo fatto, di questa amicizia da lunga data, e tanto è vero che non è mai mancato alle nostre iniziative. Questo è Claudio Sottili, altro cavallo di razza, devo dire, del mondo radiofonico. Riconosciamo anche Enrico Ricci. Insomma, veramente dei grandi ricordi.